siamo finalmente ritornati su Blade & Sorcery in VR, pieno di armi moddate e di nemici moddati. Oggi andremo a sconfiggere Winnie the Pooh malvagio e un sacco di altri nemici assurdi. Ci sono Sub-Zero, Thanos e un sacco di altra roba. Non voglio spoilerarvi nulla perché ho scaricato così tante mod che è successo di tutto. E come sempre, se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Ragazzi, ma quanto mi era mancato giocare a Blade & Sorcery in VR? Oggi andremo a provare un sacco di armi moddate, un sacco di nemici moddati, tra cui Winnie the Pooh. Sì, c'è Winnie the Pooh, non giudicatemi, ok? Non vedevo l'ora di riportarlo, mettiamo il nostro cappello da pirata. Oh, metti il cappello. Vabbè, non riesco a mettere il cappello. Iniziamo. Vi dico solo che ho scaricato la mod di questo pugnale che si trasforma, diventa uno spadone, vi rendete conto? Ragazzi, questa roba è bellissima. Andiamo ad accoltellare Winnie the Pooh. Ti prego, fammi uscire. Benvenuti in questo fantastico mondo dove la fantasia diventa realtà, dove Winnie the Pooh viene ammazzato da un coltello che si trasforma in spada gigante. Tutto ciò è magnifico. E arriva il momento di salpare. Aio! Siamo finalmente arrivati con la nostra barchetta in questa fantastica isola. Guardate quanto è bella nel bel mezzo del nulla. Cioè, come ci siamo finiti qui? Siamo entrati nel triangolo delle Bermuda. E là? C'è nessuno? Winnie the Pooh? Dove sei tu? Ah sì, dimenticavo, c'è anche la mod del C4. Adesso lo faremo saltare in aria. Esci fuori, io sono pazzo. Adesso ti faccio esplodere, vai. Io adesso il C4 l'ho attaccato qui. Tecnicamente con questo telecomando dovrebbe esplodere. Mi sono esplose le braccia. Fantastico. E visto che il C4 funziona, è il momento di tendere una trappola a Winnie the Pooh. Lo faremo passare vicino a quest'albero e lo faremo saltare in aria con l'inganno. Siete pronti? Adesso dobbiamo solo aspettare che esca fuori. Comunque quest'isola non sembra, ma è veramente grossa. Stai buono o no? Oh no, ha il suo bastone miele. Stai fermo. Allora, con calma, possiamo parlarne. Stai buono. Devo condurlo lì vicino alle bombe. Vieni. Di qui, da questa parte. Non mi picchiare. Ok, corri. Vieni, Winnie the Pooh. Vieni. Ragazzi, l'ho fatto esplodere e mi è crashato il gioco. Vi rendete conto che oltre a Winnie the Pooh mi è esploso anche il computer? Fantastico, no? Iniziamo alla grande. E come si dice in questi casi, se non puoi sconfiggerli, unisciti a loro ed ammazzali di soppiatto. Benvenuti nella missione Winnie the Pooh. Ti prego, smettila di fissarmi, mi metti ansia. Lo so che sono io, ma mi metti ansia lo stesso, cioè mi metto ansia da solo. Aiuto! Ovviamente stavo scherzando, non mi travestirò mai da Winnie the Pooh. Così va molto meglio. È il momento di ammazzarlo. Devo dire che questo outfit da assassino mi dona molto di più. Iniziamo. Io capisco tutto, le armi moddate, ma questo mi sembra leggermente eccessivo. Perché c'è una spada di diamanti? Ma che... Vabbè ragazzi, ma sono un mago! Cioè, ma con che precisione l'ho conficcata nel tavolino di legno? Ma stiamo scherzando, questo è uno dei trick più belli della storia. Perché ho una ciotola in mano? Cosa sta succedendo? La mela! Vieni qua! Sì! Una mela al giorno toglie un Winnie the Pooh di torno. Ah! Golosissima, e adesso andiamo ad ucciderlo. Non vedo l'ora. Winnie the Pooh, sei pronto? Mi hai fatto crashare il gioco una volta. Non succederà di nuovo, anche perché ti ucciderò definitivamente, imbecille. Oddio. Sono caduto. Iniziamo malissimo. Mi sento forte. Mi sento potente, voglio testare una delle mie nuovissime magie su questo imbecille. Ovviamente poi la utilizzerò su Winnie the Pooh. Stai buona.
Stai buona, oh! Oh, non ci provare! Che cosa vuoi fare? Eh? Volevi lanciarmi la magia? Stai ferma! Oh, devi stare buona, buona! Vieni con me, vieni con me! Aspetta! Volevi lanciarmi la magia? E io ti lancio di sotto! Ben ti sta! Dai! Fatevi sotto, oggi mi sento inarrestabile! Oh, oh, mi stai facendo male! Non costringermi ad usarla! Non costringermi... Probabilmente questa mod è leggermente rotta. Voilà! No, vabbè, ragazzi, ma è bellissimo, sarà che è totalmente buggata. Ma è stupendo. Vi prego, datemene un altro. Tu, muori! Ah, sì, sì, altro che potere della forza. Questo è potere dell'esplosione del corpo. Guarda, guarda, aspetta, salto e esplosione del corpo. Oddio, guarda la testa. Oddio, la testa. Dove è andata la testa? Come si è conficcata dentro al muro? E là? C'è nessuno? Tu, vuoi provare la mia magia fantastica? Oh, ti ho schivato la palla di fuoco? Schiva questo! Non funziona. Non funziona più. Ragazzi, ragazzi, no, non funziona. Non funziona più. Stai giù, stai giù. Muori? Muori? No, 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 non funziona. Non funziona. Ragazzi, mi si è rotta la magia. Muori? Dai, devi esplodere. Esplodibus! No, 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 cosa sta succedendo? È diventato Dragon Ball. Sei... E muori. A posto? Sei morta? Grazie. Scusami, ma la mia magia si è scaricata. Quindi userò questa. Ma mi hai ucciso? Come hai osato uccidermi? Scatenerò su di te la mia vendetta, guardami negli occhi. Perché saranno gli ultimi occhi che vedrai oggi. Anzi, anche domani. Anzi, per sempre. Sapete che vi dico? Altro che spade laser. Avevo delle armi in mano. Ragazzi, vi giuro che avevo delle armi, ma che fine hanno fatto? Perché c'è un uomo nudo lì? Perché è scomparso? Blade and Sorcery? Tutto a posto? No, perché stanno succedendo delle cose strane, ci sono i fantasmi. Ecco dove erano finite le mie armi, se le è prese questo imbecille. Ma perché è nudo? Stai buono, stai calmo. Va bene? Ho detto ridammi le armi, stai fermo. E adesso, vuoi litigare? Vuoi litigare? Vuoi litigare? Vieni qua, litighiamo, litighiamo. Litighiamo, dai, dai. Oh, madonna. Levati, dov'è andato? Sei morto? Vieni qua, vieni qua. Devi darmi le mie armi, forse non ti è... Adesso va meglio. Sei, sei. Ma come fa ad essere ancora vivo? Come fai ad essere ancora vivo? Oh, oh. Ma vuoi morire? Ma sei scemo? Ma quanta vita aveva? Avete visto anche voi quello che è successo? Cioè le lame del caos di God of War le ho lanciate e si sono messe a volare tipo Harry Potter. Mi sa che ci sono davvero i fantasmi in questo gioco. Comunque ok, le spade laser, le katane, ma le pistole rimangono... Ma sei scemo? Ma perché c'è Sub-Zero? Mi hai fatto cacare sotto! Ragazzi, perché c'era Sub-Zero? Ma tu sei scemo? Ma mi vuoi far prendere un infarto? Mi vuoi far svegliare freddo? L'hai capita? Eh? L'hai capita? Eh? Sono simpatico, vero? Sono simpatico, vero? 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 Ma se io ti facessi esplodere a rallenti, vieni? Vieni, vieni... Oh, hai... Mi ha ammazzato. Ragazzi, ragazzi, chiamate subito i Ghostbuster. Questo è uno dei video più assurdi che io abbia mai fatto. Ci sono i fantasmi. Queste robe sono paranormali. Mi ha ucciso e poi è esploso. E adesso sta rotolando giù. Ma che schifo. Io però sono venuto qui per un altro motivo. Ossia per Winnie the Pooh. Dov'è? Fatti sotto. Ma tu sei scemo pazzo nel cervello? Mi hai fatto cacare sotto! Mi hai fatto cacare sotto! Ragazzi, no, 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 non, no, non ci siamo proprio, ragazzi, così no. Così no, non lo fare mai più. Hai capito?
Mai più e non mi picchiare, imbecille! Io sono stato mandato nel deserto per esorcizzarti! Vade retro! Satana, vade retro! Vade! Ho detto vade retro! Vade retro! Dov'è? Vade retro! Ho perso il mio scettro del potere! Ti ucciderò con la tua stessa arma o sia un bastone con il miele! Mamma mia, potevi scegliere qualcosa di più originale! Come si prende? Aspetta... Ok, ci sono! Mamma mia, che botta! Maledetto Winnie the Pooh! Maledetto Winnie the Pooh! Sì! Sono finiti i giorni in cui mangiavi le persone nel bosco! Mangia il miele, imbecille! 6.5 hours later. Mi servono assolutamente degli alleati per uccidere Winnie the Pooh! Pronto? Sì! Sì, sono nel deserto! Mi mandi qualcuno? Scusa un attimo, ti richiamo fra 5 minuti. Forse anche meno. Devi stare fermo! Devi stare fermo! Adesso ti spacco la testa, ok? Stai buono. Stavo facendo una chiamata di lavoro, non ti intromettere. Ho detto non ti intromettere. Non ti devi intromettere, ti spacco di botte. Sei resistente, eh? Sei resistente. Thanos? Come? Aspetta, ne possiamo parlare, vieni con me, fai il bravo, perfetto. Gli ho fatto una body slam, oh mio Dio, vuoi la resa? Non prendere l'arma, no, ho rallentato il tempo, vabbè, magia, esplodi, perché la magia non funziona più, esplodi, niente. Oggi vengo ucciso da degli imbecilli. Sei un imbecille. Devo anche commentare quello che è appena successo? Andiamo avanti. Pronto? Oh, qua non c'è campo. Io sono venuto nel posto in cui mi ha detto il mio contatto. Ma non c'è nessuno che potrebbe aiutarmi con Winnie the Pooh. No, ti prego, questo è uno scherzo! Ma perché c'è il gatto con il cappello con la mazza da baseball? Stai tranquillo! Non sono io il tuo nemico! Il tuo nemico è Winnie the Pooh! Abbiamo lo stesso nemico, capisci? Oh mio Dio, basta gatti! Già c'è Dr. Cat! Mo pure sto imbecille! No, ragazzi, non è possibile! Io adesso impazzisco! Dai! Vieni adesso, guarda qua che spadone della morte che ho scaricato! Voglio vedere se adesso sopravvivi e se mi fai crashare il gioco! Dove sei? Imbecille, cos'è? Hai paura per caso? Questa spada è stata forgiata dai miei antenati! Vi ucciderò tutti! Stai buono, mi hai fatto cacare addosso! Non vuoi aiutarmi contro Winnie the Pooh? Perfetto! Bro, no, aspetta! Gli ho tagliato la testa, no, non provare a scappare, no, mi hai fatto crashare il gioco una volta, vuoi farmelo crashare di nuovo, imbecille? Dimmi il suo punto debole, come? Il suo punto debole è il miele? No, non il cibo, mi devi dire il punto debole per ucciderlo. Fammi sentire. Il suo punto debole è la testa, ma non mi dire. Ed è scomparso. In questo momento mi sento tanto Dr. Cat. Ah, boh, che schifo. Mi sono travestito da gatto col cappello, così potrò andare da Winnie the Pooh, fingermi uno della sua famiglia. Non so perché un gatto col cappello dovrebbe essere della famiglia di Winnie the Pooh, ma dettagli, e potrò ucciderlo di soppiatto. Ragazzi, è il momento di attuare il piano finale per la distruzione di Winnie the Pooh. Non vedo l'ora, andiamoci ad armare. Direi di utilizzare due fantastiche revolver, guardate quanto sono belle. Un tridente di Minecraft, che non fa mai male. Questa che non ho la minima idea di cosa sia, ma sembra cattiva. E direi di usare ovviamente anche la mia mazza da baseball, giusto per rimanere in tema. Winnie the Pooh, fatti sotto, sono il pistolero gatto più veloce del Far West. Oh yeah, non vedo l'ora di farti saltare in aria la testa. Vieni, dai, dove sei? 1v1 pinnacoli pendenti? Fatti sotto, imbecille! Sì, ah! Sono pazzo, mamma mia, gli ho tirato
un colpo in testa è morto. Allora il gatto aveva ragione. Il suo punto debole è la testa. Dai, riproviamo. Ah, sì, sì, adesso morirai per sempre. Sì, sì, ragazzi, tutto ciò è super soddisfacente. Winnie the Pooh? Winnie the Pooh? Adesso non hai più scampo? Quanto mi dispiace, quanto sono triste. Fatti sotto, dai, fatti sotto. Vi uccido tutti, ti uccido tutta la famiglia. Di le tue ultime parole. No, 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 sfigato! E Winnie the Pooh è definitivamente morto. Al prossimo video! No, 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 aspetta, 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 aspetta. Sono finito sott'acqua. Perfetto. Adesso, al prossimo video.